Allora, come vi diceva prima Roberto, io lavoro in Bocconi, ho un background un po' particolare. Si può chiudere la porta? Grazie. Nel senso che vengo da un percorso scolastico di tipo umanistico. Poi sono entrata in Bocconi perché ero appassionata a quel tempo di volontariato. E voi direte, volontariato con la Bocconi? Cosa c'entra? In effetti, allora pensavo poco. In realtà sono entrata in Bocconi perché la Bocconi allora stava realizzando un master FSE proprio sul mondo no profit, per cui ho praticamente accettato di partecipare a queste selezioni, le ho superate e quindi sono riuscita a coniugare, diciamo, la mia vena più etica, che era quella appunto dell'ambito volontariato, con tutte le discipline economiche e di gestione dell'impresa che mi mancavano, provenendo io da una laurea umanistica. Lì eravamo più o meno negli anni 98-99, poi in realtà alla fine del master sono rimasta in Bocconi, occupandomi appunto di questo tema che trovate sintetizzato nell'intervento, che è il diversity management. Qualcuno di voi ne ha sentito parlare? Mai sentito parlare? Cosa sarà questa cosa strana? Ecco, al di là ovviamente dello slogan, dell'espressione anglosassone, sapete che ormai se non si trova un'espressione inglese sembra che no, sia meno di valore. Al di là di questo, per diversity management significa gestire e valorizzare le diversità all'interno delle aziende, dove per aziende si intende ovviamente sia la grande multinazionale, sia l'associazione no profit, sia l'associazione di volontariato, che tutto il tema della pubblica amministrazione. Per cui vi segno qua questi due termini perché saranno il focus dell'intervento. Quindi, per diversity management si intende una gestione ed una valorizzazione delle diversità dei lavoratori. La cosa strana di questo tema, poi ve lo presento in modo un po' più scientifico, mettiamola così. La cosa strana è che si inizia a parlare di diversity management nelle grandi multinazionali. Calcolate che in Italia le prime multinazionali che hanno deciso di lavorare con progetti strutturati su questo tema, vi faccio degli esempi, sono IKEA, IBM. E dico la cosa strana perché in realtà il mondo no profit, tra cui le cooperative sociali, invece dovrebbero essere un terreno molto fertile rispetto alla gestione e valorizzazione delle diversità, perché la prima diversità, vuoi a quella della disabilità, è lì da vedere tra i lavoratori. Quindi è molto strano, secondo me, che IKEA e IBM siano state le prime ad interrogarsi su come fare a gestire le diversità dei lavoratori quando tutto il mondo no profit si fonda e perne la sua ragione d'essere proprio sulla diversità dei propri lavoratori. Diversity Management, come vi dicevo, nasce oltreoceano, si inizia a lavorare, che IBM iniziano negli anni 80 a portare questo tema qui in Italia. Da allora molte altre aziende hanno seguito questo moda, chiamo moda perché in realtà poi ci sono tuttora grandi multinazionali che dicono di fare tantissimi progetti per i propri lavoratori, in realtà con un approccio veramente da slogan pubblicitario, senza poi andare nella concretezza dei problemi. Per cui il diversity management da un approccio sostanziale, purtroppo ad oggi viene abbracciato da molte aziende in un'ottica proprio di moda. Quindi se aprite tutti i giornali, soprattutto nell'arco dell'8 marzo, per intenderci, Festa della Donna, tutte le grandi multinazionali fanno un convegno per le proprie lavoratrici. Ecco, dire che quello significa fare diversity management, io che studio questo tema, ma penso che anche voi, nel momento stesso in cui vi ho dato la decodifica, ecco, secondo me è un po' spuria la cosa. Diversity management non può essere un convegno fatto all'anno, deve essere una gestione attenta ai lavoratori. Non una volta all'anno, ma per sempre, quindi nella quotidianità. Quindi attenti bene, tutte le volte che sentite parlare di questo tema,
dopo le grandi dichiarazioni pubbliche, in realtà andare a vedere cosa effettivamente le aziende stanno facendo. E poi vi presento alcuni dati di una ricerca che noi abbiamo fatto come Osservatorio Diversity Management. In realtà c'è ancora molto, molto da fare. Quindi di lavoro su questo tema, se vi interessa, ce n'è tanto. Quello che volevo fare con voi oggi, questi erano i miei tre macro obiettivi concordati appunto con gli organizzatori del laboratorio. Cercare di trasmettervi quanto sia importante valorizzare e gestire le nostre diversità, perché tutti noi ne abbiamo. Quindi vedo qui presenti alcune donne, vedo molti uomini, al di là dell'essere donne, siamo poi anche molto diverse, così come sono molto diversi, per fare un esempio, anche gli uomini. Quindi tutti noi siamo diversi uno dall'altro. Tant'è che si dice che la diversità è il principio fondante della nostra identità, quindi riguarda tutti questo tema. Poi volevo con voi entrare invece in ambito organizzativo, attraverso un'esercitazione, portandovi a cercare di riflettere su quali possono essere le leve che ogni organizzazione, anche qui quando dico organizzazione c'è dentro tutto, non c'è dentro solo IKEA IBM, possono fare per gestire e valorizzare i lavoratori. E poi, oltre a questo tema, volevo anche riflettere con voi sulle criticità che tutti noi incontriamo nell'approcciarci con chi è diverso da noi. Tutti, immagino, nel momento in cui si pensa a diversità, si pensa: ah, che bello, no? Quando io ieri dicevo alle mie amiche: ah, che bello, devo andare a Brindisi, tutti mi hanno detto: ah, che bello, là c'è il caldo, no? Che è una delle tante diversità, banalmente, climatica tra nord e sud. Sì, bello. Tutto bello la diversità, poi però quando ci interfacciamo con uno diverso da noi, che cosa scatta? Come? Pregiudizio? Sì? Sì, assolutamente. Poi? Paura? Scocciatura? Giusto? Quindi sì, la diversità è bella, ma non è automatica. Cioè, non è automatico che tutti noi ci confrontiamo con chi la pensa o è portatore di una differenza rispetto a noi. Perché? Perché gestire la diversità è anche una gran fatica. Ecco, spesso, soprattutto in ambito organizzativo, si dà per scontato che ci si metta a lavorare tutti insieme, tutti portatori della propria diversità, e tutto questo magicamente porti ad una miscela di prestazione eccellente. Non è così. Cioè, gli individui possono valorizzare la diversità delle persone, quindi degli altri, solo nel momento in cui riflettono su quella magica parola detta dal vostro collega che è pregiudizi. Tutti noi abbiamo dei pregiudizi, tutti noi abbiamo degli stereotipi e se io non mi rendo consapevole di averli, ecco, è la prima barriera per non abbracciare la diversità dell'altra persona. E anche su questo volevo fare un'esercitazione, stando ovviamente nei tempi pattuiti. I tre macro contenuti sono quelli che vedete qua. Magari vado un po' più veloce su questa parte, però è una mia decisione, poi se invece vi interessa ci stiamo di più, perché volevo con voi arrivare effettivamente su quest'ultima parte. Ecco, qui diversità organizzazioni ho inserito anche una trattazione più specifica sulla disabilità, dato che come cooperativa sociale di tipo B questo sarà il vostro fulcro. Allora, in modo molto accademico, i miei colleghi mi dicono sempre che bisogna partire dalle definizioni e quindi non possiamo trasgredire da questa regola. Però è interessante vedere questa cosa. Se io vado sul dizionario e vedo cos'è la diversità, diversità vuol dire essere diverso, non uguale né simile, dove per diverso significa deviare. Che accezione è secondo voi? Positiva, negativa, incoraggiante, sfidante? Come la vedete? Sembrerebbe negativa, no? La sfiga, chiamiamola così, del diversity management è che nella sua stessa definizione ha dentro questo termine che è diversità. E diversità vuol dire, se andiamo dal punto di vista proprio del termine, è come se ci fosse una sorta di standard, quindi c'è qualcuno che è dentro la norma e qualcun altro fuori, che è il deviante.
E quindi sicuramente già nel termine ci sta dentro una connotazione un po' negativa. Quindi essere diverso vuol dire essere fuori da un modello che si presume essere standard. Quindi vuol dire essere fuori. Parlare di diversità, anche qui un'altra cosa interessante, significa parlare, l'avete sentito, biodiversità, questo termine? Quindi è tutto ciò che rende infinitamente ricco il nostro pianeta, quindi fa riferimento a tutte le specie animali e vegetali che rendono il nostro pianeta molto ricco, piuttosto che in economia, quando si parla di diversità, si fa riferimento all'innovazione, soprattutto nelle agenzie di moda. Lì la diversità dovrebbe essere proprio la strategia dello stesso ente. In sociologia, invece, diversità vuol dire affrontare le diversità, soprattutto da un punto di vista socio-economico, mentre in ambito aziendale parlare di diversità vuol dire parlare di quello che vi ho accennato prima, cioè delle caratteristiche di cui sono portatori i lavoratori. Dove per caratteristiche si intendono queste, per cui ad oggi le aziende che hanno deciso di implementare progetti di diversity management si sono concentrati soprattutto su queste 5 macro categorie di diversità. Per cui vi dicevo prima IKEA IBM ad esempio hanno iniziato a lavorare sulle donne, quindi sulla popolazione femminile al loro interno, piuttosto che altre aziende stanno iniziando adesso a lavorare sulla gestione delle diverse generazioni in azienda. Perché secondo voi sta diventando un tema caldo quello della gestione delle differenze legate all'età? Esatto, quindi c'è un trend sociale. Per cui se voi vedete, non ve l'ho riportata però, se voi andate a vedere la distribuzione della popolazione in Italia, si chiama piramide dell'età, ma non è più una piramide. In realtà è diventata un oggetto dove qui ci sono i giovani che stanno diventando sempre meno, qui ci siamo più o meno noi, adesso banalizzo un po', però chi è nato negli anni 60, 70, 80, e sopra c'è tutta una fetta di popolazione invece over 65. E la cosa interessante è che se andiamo a vedere quello che era la popolazione in Italia negli anni 70, era invece una piramide, quindi con tanti giovani e pochi anziani. Invece i trend, e diceva esattamente tu, il trend mondiale, quindi non riguarda solo l'Italia, è pian piano, numericamente i giovani sono sempre meno e si andrà verso addirittura una piramide rovesciata. Quindi il nostro futuro, soprattutto in Italia, sarà vuoi per l'aumento della speranza di vita e vuoi perché non si fanno più figli, si fanno pochissimi figli in Italia. È uno dei paesi più denatali al mondo. Questo cosa significa? Significa esattamente quella cosa lì, cioè che sempre più anziani, sempre più persone con una certa età dovranno rimanere in azienda. La legge Monti-Fornero va in questa direzione e le aziende si dovranno attrezzare per gestire una fetta di popolazione sempre più quantitativamente presente che è portatrice di una diversità, non bene o male, ma sicuramente gestire un 65enne è molto diverso che gestire un ventenne. Quindi il tema dell'età è il tema caldissimo. C'è poi il tema anche legato alle differenze etniche e culturali, anche qui in Italia è un tema molto ricco di pregiudizi e stereotipi, così come l'altra differenza che è quello dell'orientamento sessuale. Calcolate che noi ormai da 5 anni, come osservatorio della Bocconi, facciamo una ricerca all'interno delle aziende dove andiamo a mappare le diversità dei lavoratori. Fino a 2 anni fa le diversità che mappavamo erano queste 4. Dall'anno scorso abbiamo deciso di far rientrare anche la diversità dell'orientamento sessuale con delle criticità fortissime. Per cui le persone che ad esempio ricevevano il questionario ci facevano
telefonate per dirci: ah, ma perché avete inserito questa diversità? Ecco, in Italia questo tema è veramente molto caldo, cosa che ad esempio è molto diversa dagli Stati Uniti, per fare un esempio di un altro popolo. Anche il tema delle abilità, come vedete lì citato, è uno dei temi più gettonati in termini di diversity management, anche perché qui c'è una legislazione che impone alle aziende almeno, mettiamola così, un'attenzione formale in sede di selezione e reclutamento delle persone disabili. Quindi voi anche per la copertura degli obblighi di legge, le multinazionali sono molto attente su questo tema. Ci sono poi altre diversità che ad oggi non vengono trattate o trattate in modo episodico dai progetti, che sono quelle che vi ho elencato qua in questa slide. Perché ve le cito? Perché in realtà, al di là delle diversità che avete visto prima, che sono diversità stabili, innate, anche queste sono fondamentali. Sono molto fondamentali perché, vi faccio questo esempio, un conto è rivestire un ruolo di staff all'interno dell'azienda, un conto è essere una contabile, un conto è essere un venditore, un conto è essere un dirigente, un conto è essere un operaio. Questo per dirvi che anche queste diversità che vi ho citato sono assolutamente fondamentali in termini di motivazioni ed esigenze lavorative. Quindi la spinta che stanno facendo gli esperti di diversity management nei confronti delle aziende è quella di spingerli dal trattare le diversità che vi ho presentato prima a leggere e interpretare anche queste diversità, perché ci si è resi conto che sono altrettanto importanti quanto le diversità che avete visto prima. Ad esempio, formazione, vi faccio un esempio su di me, ecco, ormai sono in Bocconi dal 99, quindi sono 14 anni, più o meno, ecco, e vi assicuro che non essere laureata in Bocconi è uno stigma, poi vi introduco questo, è un segno di non appartenenza alla maggioranza, che io mi porto dietro da 14 anni. Quindi per dire che in realtà io come individuo non vivo tanto la diversità, ad esempio, dell'essere donna, perché non mi posso lamentare di questo, ma il fatto di non avere un background formativo simile a quello ricoperto dalla maggioranza, per me è assolutamente un segno indelebile. Vi dicevo, si inizia a parlare di attenzione alla diversità negli Stati Uniti, dove allora l'approccio era un approccio molto politico, dove per approccio politico vuol dire che si imponeva alle aziende di dover affrontare questo tema. Lì il tema non era tanto quello del genere, ma era il tema etnico e culturale, quindi per tutelare soprattutto la popolazione afro o ispano-americana. E il tutto si risolveva mettendo delle quote. Ne avete sentito parlare di quote? Se fate un gran parlare delle quote di genere in Italia, quindi ogni azienda sapeva che aveva dei target numerici da dover ricoprire da parte della popolazione svantaggiata. Questo quindi è il primo modo con cui si entra a parlare in azienda della gestione della diversità. Un modo però che ha avuto effetti un po' ambivalenti, perché cosa è successo? È successo che chi entrava nelle aziende attraverso le quote era in qualche modo discriminato dalla popolazione, dal resto della popolazione, e chi invece lavorava insieme alle persone inserite attraverso le quote si sentiva discriminato al contrario. Quindi in realtà le quote sicuramente sono state uno strumento importante per attuare un cambiamento che altrimenti non avrebbe probabilmente prodotto gli effetti. Attenti bene, perché in realtà ha degli effetti controproducenti sugli stessi lavoratori. Dopo questa prima parte, in realtà si è superato l'approccio un po' politico sindacalizzato del tema per affrontare invece un problema più etico, e quindi si è lavorato soprattutto, qui vi ho segnato cultura organizzativa, le aziende hanno iniziato a fare molti corsi di formazione per mettere le persone in grado di gestire la diversità dei colleghi. E quindi si è cercato di superare l'approccio politico, bisogna farlo, con un approccio invece volto ad enfatizzare la dimensione dell'eticità. Quindi devo fare questi corsi di formazione perché
è eticamente corretto che io lo debba fare. Solo negli anni 90, per arrivare ad oggi, si è arrivati invece alla definizione proprio di diversity management, che la grande differenza rispetto agli approcci che abbiamo visto prima è che le aziende si sono accorte che non solo era importante valorizzare la diversità dei lavoratori, ma che una buona gestione dei lavoratori produceva effetti importanti soprattutto dal punto di vista della redditività. Per cui qui c'è stata una grande svolta, cioè le stesse aziende si sono accorte che se riuscivano a gestire bene i propri lavoratori potevano ottenere dei vantaggi anche economici, e sapete bene quanto questa leva sia abbastanza significativa nel mondo che viviamo. Per cui questa è l'evoluzione avvenuta nel tempo da un approccio politico, quote, bisogna farlo perché lo impone la legge, a un approccio etico, bisogna parlare e gestire la diversità perché è corretto eticamente farlo, ad un approccio strategico, cioè oggi in tutte le aziende, soprattutto quelle più grandi, tutte parlano di diversity management perché è diventato una leva fondamentale anche in termini di competitività. Qui vado giusto veloce per farvi vedere che cosa vuol dire leva strategica e che cosa vuol dire competitività. Moltissimi studi sono andati a legare la relazione che c'è tra essere inseriti in un'azienda in cui le persone si sentono valorizzate. Allora, se io abito e lavoro in un'azienda in cui sento di essere valorizzato, è molto probabile che il mio ingaggio, la mia soddisfazione e la mia identificazione siano superiori, quindi ci sia un aumento e ci sia parallelamente una diminuzione di fenomeni di discriminazione, di stress, assenteismo e turnover. Per cui questa slide ci vuole dire che le aziende che lavorano bene in termini di gestione e valorizzazione della diversità hanno un ritorno in termini di processi di identificazione dei propri lavoratori, e quindi vuol dire che le persone si sentono più motivate e lavorano di più e meglio, e parallelamente una diminuzione, ad esempio, del turnover o dell'assenteismo. Piuttosto che le aziende che lavorano bene sulla gestione delle diversità hanno dei ritorni positivi anche sull'immagine esterna, sulla capacità di trattenere e attrarre delle risorse. Non solo. Le stesse aziende che lavorano bene e gestiscono la diversità dei propri lavoratori hanno anche un miglioramento in termini di orientamento al mercato, al prodotto, al cliente. Vi faccio un esempio di IKEA. Tutti voi conoscete IKEA, quindi cultura svedese, molto diversa da una cultura italiana, non migliore e peggiore, solo diversa. IKEA dal punto di vista strategico e aziendale si è posta l'obiettivo che ogni volta che crea un nuovo negozio, un nuovo store, va e tende a reclutare percentualmente la stessa popolazione che trova nel contesto sociale in cui va ad insediarsi. Vi faccio un esempio: qualche anno fa IKEA ha deciso di creare un nuovo negozio a Sesto Fiorentino, e quindi IKEA ha deciso di avere all'interno del proprio negozio come dipendenti la comunità cinese. Perché? Perché Sesto Fiorentino ha tantissimi cinesi. E quindi perché l'ha fatto secondo voi IKEA? Non è che l'ha fatto così perché per una dimensione etica, potrebbe. L'ha fatto perché avere dei cinesi dentro in IKEA avrebbe garantito un miglior ascolto dei potenziali clienti cinesi. In realtà poi il progetto è andato piuttosto male perché i cinesi di lavorare in IKEA non è che erano molto interessati. Però la cosa interessante è che poi IKEA si è rivolta ad altre popolazioni di stranieri, e quindi ogni volta che IKEA crea un nuovo negozio cerca di intercettare le caratteristiche dei suoi potenziali clienti. L'ultimo grande vantaggio che ottengono le aziende che lavorano in termini di gestione della diversità è quello che, dal punto di vista sociologico, ha proprio a che vedere con l'annullamento del conformismo. Cosa significa? Significa che se io ho un team, un gruppo di persone formato da tutte crocette, faccio un esempio, quindi da tutte persone, le crocette sono persone tutte uguali a se stesse.
Ho invece un altro gruppo formato da persone un po' diverse. Ho una crocetta, un pallino, una croce messa al contrario, ho un triangolo, eccetera, eccetera. Quello che ci dicono le teorie sociologiche da questo punto di vista è che dal punto di vista della qualità, cioè se io metto il primo gruppo, il gruppo A, a lavorare in competizione col gruppo B, quale sarà secondo voi il più efficace? Quindi chi mi porterà maggior qualità, a parità ovviamente, di lavoro? Il B, no? Quindi le teorie sociologiche ci dicono che mettere insieme persone diverse produce più qualità. Che cosa mi produce invece un gruppo di persone tutto uguale a se stesse? Standardizzazione. Quindi probabilmente efficienza. Se io do un lavoro a questo team uguale all'altro team, questo me lo consegna in 10 minuti, banalizzo, eh? Ma non è detto, anzi non sarà sicuramente così, che il fatto di aver completato un lavoro in 10 minuti sarà paragonabile alla qualità che mi porterà il gruppo B magari in 30 minuti. Quindi i gruppi composti da persone tutte diverse tra di loro sono sicuramente più performanti dal punto di vista della qualità rispetto invece a un gruppo composto da persone tutte uguali. Un gruppo di persone composto da tutte uguali è un gruppo molto efficiente ed è un gruppo che vive nel conformismo. Non vuol dire che sia sbagliato questo gruppo, ma se io voglio ottenere qualità da un team, è bene che io metta insieme persone diverse. Perché secondo voi queste persone producono efficienza? Dimmi. Esatto. È proprio così. Quindi questo richiede sicuramente più tempo, questo è efficiente, però probabilmente avessi dato lo stesso compito a una sola crocetta, forse sarebbe arrivato al risultato in modo uguale. Quindi probabilmente è insito nel gruppo il fatto che ci siano delle diversità, altrimenti basta un lavoro individuale e si raggiunge lo stesso output. Volevo farvi vedere questo video, vediamo se funziona, se non funziona ve lo faccio vedere dopo, sono ottimista. Non va? Va? Ok. Ok. No, si è interrotto qualcosa. Aspettate. Vediamo se parte. No. Lo faccio vedere dopo, mi sa. Ah no, forse va. Allora, vi volevo far vedere questo perché... un film datato, proprio 1957. La parola ai giurati, l'avete mai visto? La parola ai giurati. Perché l'ho fatto vedere? Per tenervi sveglio dopo pranzo, per motivarvi a star qui. Esattamente. Nel confronto poi si riguarda dal punto di vista del gruppo. Ok, e questi qua, no? Che erano gli altri giurati, mettiamola così, che sguardo hanno su chi la pensa in modo diverso? Discriminatorio. Chi è che ha parlato? Non ho visto. Ah, ok. No, ho sentito una voce, non. Non è che, diciamo, la maggioranza, è quello che dicevamo prima, non è che è lì pronta a dire. Ah, che bello, la pensi diversamente da me. Non succede così, eh. Cioè, in realtà le nostre organizzazioni, molte organizzazioni, premiano il conformismo, premiano il fatto che le persone siano tutte uguali a se stesse. Anche perché, dal punto di vista organizzativo, è più semplice gestire persone tutte uguali. Perché vuol dire
avere un'unica modalità con cui io accontento tutti. Scusami? Esattamente, esattamente. Quindi vuol dire uniformare, standardizzando le persone. Poi non meravigliamoci però se quelle persone non siano più produttive. Ecco, invece gestire persone tutte diverse tra di loro, dal punto di vista organizzativo, vuol dire prima mappare le diversità e poi cercare degli strumenti che possano ascoltare la diversità delle persone. Sapete cosa accade mediamente nelle organizzazioni? Che vengono inserite delle persone diverse in un contesto fatto tutto da crocette, viene inserito un pallino. Le aziende decidono, bene, siamo tutti uguali, inseriamo qualche pallino rosso al nostro interno. Cosa accade a questi pallini rossi? Rimangono isolati, nella migliore delle ipotesi. L'altra ipotesi è che si chiede al pallino di diventare una X. No, questo è processo di assimilazione. Molti contesti organizzativi inseriscono persone diverse, ma poi nel corso dei mesi queste stesse persone sono invitate a omologarsi alla maggioranza. Qui, tipico, ma anche nel privato, guardate che, cioè io lavoro molto nel privato, lavoro tanto nelle multinazionali e mi sono scocciata, cioè dopo 10 anni dico basta, non ne posso più. Non è che c'è molta differenza, Anche le grandi multinazionali che dici, adesso però sono registrata, mi perdo tutti i clienti, da domani non ho più un lavoro. Cioè, no, per dire che in realtà non è solo un tema del pubblico, questo. Anche nelle grandi multinazionali, se noi vediamo all'interno dei singoli team, è molto difficile che vengano gestite e premiate le diversità. Io conosco tantissime società di consulenza a Milano, dove tu vedi una persona e vedi tutta l'azienda. Cioè il processo di conformismo e di standardizzazione è veramente, io credo, insito nelle organizzazioni. Quando secondo voi avviene un cambiamento? Cioè quando effettivamente le organizzazioni si domandano, ah, forse è bene che questo pallino mi rimanga un pallino e non diventi una crocetta. Uno, quindi quando chiamano l'osservatorio della Bocconi che gli dice e gli porta risultati quantitativi del fatto che se loro lavorano bene sulla gestione della diversità, l'anno dopo avranno uno zero in più in fatturato. Quindi forse qui ascoltano. Oppure quando? Sì, quando qualcuno, o vanno a rivedere la mission aziendale e si accorgono che era iscritto nei propri valori aziendali, quindi c'era un codice etico, ad esempio, che diceva no, dovete... Oppure quando le cose vanno male. Vi faccio un esempio anche qui di una società, tanto qui è stata pubblicata sugli articoli di giornale, società di consulenza sempre di Milano, McKinsey, l'amministratore delegato a livello mondo ha fatto questa uscita sui quotidiani dicendo che si era reso conto di aver perso molto personale femminile nel corso degli anni. Perché? Perché con la maternità molte consulenti di McKinsey decidevano poi di non rientrare, perché immaginate i ritmi di lavoro in quella società. E quindi un giorno McKinsey, l'amministratore delegato, si è svegliato dicendo oddio, quanto talento ho sprecato. Cioè, nella nostra metafora, quanti pallini rossi mi sono perso in strada. E quindi ha deciso di recuperarli. Anche lì non è che l'ha fatto per filantropia, ma perché si è reso conto che avere delle persone già formate è molto diverso che inserire una nuova persona da formare, da addestrare, eccetera, eccetera. Quindi ancora una volta la leva economica. Per cui tutta questa prima parte era per dirvi che affrontare il tema del diversity management vuol dire oggi per le N organizzazioni avere un tornaconto sugli indicatori che vedete qui rappresentati, che sono quelli su cui siamo entrati nel dettaglio prima. Quindi le aziende che lavorano bene sulla diversità hanno un aumento in termini di benessere delle persone, perché le persone si sentono più ascoltate e quindi decidono di lavorare di più e meglio. Il di più non vuol dire lavorare più ore, Quando io dico di più, anzi io dico che lavoriamo troppo, quindi lavorare meglio, non di più. Un aumento della reputazione dell'immagine, un migliore orientamento al mercato, al prodotto, ricordatevi l'esempio di IKEA,
e un miglioramento anche nei processi decisionali. Quindi un gruppo fatto da persone più variegate probabilmente produce un output più qualitativo. Per cui pian piano, anche dal punto di vista della letteratura, si è passati a vedere la diversità come un problema da gestire. Oddio, abbiamo un diverso tra di noi. A vedere invece la diversità come possibile risorsa strategica, quindi forse ci porta anche valore il fatto di avere delle persone diverse. Non dimentichiamoci però che al di là dei soldi che si portano nelle aziende c'è anche una dimensione etica che va riportata. Quindi l'invito che io faccio sempre alle aziende è di non parlare di diversity solo perché c'è un aumento eventualmente di fatturato, ma perché c'è una dimensione anche di società, di equità e di giustizia organizzativa che invece va tutelata. Allora, per ragionare sul valore e anche però sull'ostacolo portato dalla diversità, vi volevo far leggere una storiella, che è una storiella ovviamente allegorica, ma che secondo me esemplifica bene le difficoltà incontrate dalle organizzazioni. Allora, ne prendete voi uno. Allora, leggetevela con calma e magari... Quindi leggetela con calma e poi ne discutiamo insieme. Thank you.
momento. Allora, chi vuole tentare di dare una risposta vincerà il premio Nobel. Chi riuscirà a dare una risposta? Perché ci hanno delle parole. Allora, aspettate, uno alla volta. Tu ti chiami? Aspetta, dietro. Tu ti chiami? No, Irene? Dimmi. Sì. No, ho detto proprio. Qualcun altro è su Roberto Piccinini? Sì, qualcuno su nella media? No, sì, sono due estremi. Qualcuno può trovare una risposta? In realtà è una casa di tre research abbiamo, è il nostro mondo, no? Perché il nostro mondo continua con la sala, continuano delle tanti girate, bisogna vedere come è strutturata questa casa, bisogna vedere i livelli in comune se è una sala di sede. Ok. Il discorso che abbiamo fatto prima di fare. In Italia no, per essere disfattista, però
spesso un'inchiesta dove in Italia poi anche vengono iniziati, si scopre che sono omosessuali o ora non dico questo ragazzo che è stato assunto, poi si è scoperto che era omosessuale, ma l'hanno il tavolo che è andato a parlare e ha preso un altro che non, era, che non aveva nemmeno una laurea, per quel determinato, il curriculum determinato, questo non ha con rispetto dei presenti e un'agenzia. Da parte di chi è l'agenzia? Dire dirigenza perché sei rischio, perché non puoi dire dovremmo rendere te meno importante, cioè nel senso è una legittimazione. È la stessa cosa che fanno molte aziende quando chiedono alle ragazze che si presentano al colloquio, ma tu vuoi dei figli, no? È proprio la stessa. Così come è una semplicità, cioè non puoi dire se perché si lezioni l'anno, no? No, certo. Sì, certo. Ci sono alcune diversità che sono strutturali, quindi non c'è... Che vanno poi... Cioè, quando tu come persona dire che aveva una sessione sessuale, cioè, veramente aveva detto, il caso era che aveva tergiversato dicendo ma tu hai degli atteggiamenti o delle attenzioni, hai avuto delle attenzioni verso per dire, no? Cioè, è una cosa che poi va ad intaccare la libertà, diciamo, della stessa persona. Beh, non so se avete visto sui media, ma soprattutto sui network, in internet Guido la dichiarazione di Guido Barilla, il presidente di Barilla, l'avete vista? Ecco. Guido Barilla che durante un'intervista radiofonica ha dichiarato che in modo veramente banalizzato, imbarazzante, diciamo così, nel senso, al di là della dichiarazione, cioè è stato secondo me imbarazzante il fatto che il presidente di Barilla dica questa cosa, poi che la dica mio padre. Cioè lui dice che nella pubblicità del Polito Bianco non accadrà mai che la presenti, non ci sarà mai una bambina gay portatrice del valore del Polito Bianco, ve la riassumo così. Ovviamente facendo questa dichiarazione alla comunità gay, che tra l'altro è quella economicamente con più disponibilità economica, quindi un boomerang micidiale, quello dico, l'avessi detto a mio padre come uomo. Ma da Guido Barilla probabilmente mi sarei aspettato strategicamente un'altra affermazione, tant'è che adesso Barilla ha chiamato la Bocconi per fare un mega convegno in cui no, la Bocconi ovviamente cosa ha fatto? Ha accettato. E qui chiediamo il cervello, mi perdo tutti i clienti, neanche la forza. Ecco, questo un po' no, per dire che il tema è veramente molto caldo e va a toccare i valori delle persone, però ci vuole anche un minimo di attenzione. Dimmi. Sicuramente avrebbe delle ripercussioni negative sul mercato. Non dico che non sia una scelta individuale, ma cosa fa? Lo stile comunicativo, lo so, l'espressione. Sì, sì. Perché comunque, quello che ha detto la Vincenzo a un tempo che fa, dicendo che la famiglia tradizionale, ecco, è anche quella omosessuale, cioè famiglia anche quella, no? Sì, ma non è famiglia tradizionale. E Barilla ha detto questo. Se la Barilla fa, produce per la famiglia, la famiglia tradizionale non è quella omosessuale, ci sono dei sentimenti di famiglia, cioè anche quella omosessuale, ma io non andrei a fare la pubblicità con le omosessuali, perché è sì la famiglia, però la famiglia è la tradizione è quella dell'omosessuale. Sì, voglio dare un po' molto, cioè, non è detto solo questo, ma basta che nessuno dia fastidio agli altri, cioè è dato secondo me, è caduto un po'. Al di là della scelta strategica, assolutamente. Se prendete il caso di IKEA fa esattamente l'opposto, no? IKEA utilizza appositamente delle famiglie, non chiamano tradizionali,
capire esattamente quella clientela, ma è proprio studiato strategicamente, quindi. Forse anche scelto un momento storico meno opportuno, perché a cavallo della dichiarazione è successo il suicidio del ragazzino che si è lanciato dalla finestra, non mi ricordo dove, cioè quindi forse ho scelto anche un momento meno opportuno. Sì, ma non lascio dunque, cioè, nel senso no, che... No, per carità, no, non è. Però magari la scelto un altro momento storico, sì, sì, magari in cui non ci fosse staccanimento, l'omofobia e tutta una baradana, forse è stato meno scalpore, non lo so. Sicuramente ha sbagliato anche a livello di fare una parlare con si pensa in Italia. Allora, perché io non è quello di dire sbagliato, cioè non voglio dare questa connotazione di valore, volevo solo dirvi dal punto di vista strategico, pensate a vedere l'arte dal punto di vista proprio economico e dei consumi, Sì, dimmi. Sostanziale.
questo non è diversity management, questo è creare una miscela di persone. Diversity management, e torniamo qua, vuol dire gestire le diversità e vuol dire valorizzarle una volta che sono dentro. Quindi a me non interessa che le aziende facciano entrare le diversità, a me interessa, come studiosa di questi temi, che poi quelle diversità vengano gestite. Ma la giraffa, secondo voi, poteva gestire l'elefante? In quel momento no. Tant'è che cosa gli dice la giraffa all'elefante? Non è che il problema è mio, il problema sei tu che sei portatore della diversità che devi cambiare per entrare da me, no? Che spesso è il giochino che fanno le organizzazioni. Quindi io sono così, poi soprattutto in questo momento di crisi, giusto? Dicono, ah, io sono così, sei tu che ti devi adeguare a me. Ok, sì, può essere.